Buon anno a tutti, ragazzuoli! Buon anno! Buon anno, siamo da 35 minuti esatti nel 2023. Buon anno a tutti quelli che sono già connessi qui sul canale per questo consueto appuntamento di inizio anno, di fine anno vecchio, inizio anno nuovo, Capodanno col Nabbo 2023, alla ricerca dei Dreamfest. Ammazza, vedo già un fottio di messaggi. Sono andato 2 minuti in bagno a far pipì, inondata la bacheca. Allora, ciao Sibo, ciao Gabri, grazie Matti che si è iscritto mentre c'era il countdown. Siamo passati da un countdown all'altro, da un conto alla rovescia all'altro. Ciao Lele, ciao Bep, ciao Masp, ciao Guat, buon anno a tutti ragazzuoli. Ciao Andrew, un abbraccio anche a te. Ciao Luca, ciao Stardust. Wow, ciao Unstoppable. Vai bar del 50 Dreamball e l'hai chiusa. Difficile a sto giro, difficile. E in culo la balena per i pool, come abbiamo detto ieri nella live di Genna, e speriamo che non scorreggi. Ciao Taste, buon anno Breezy, che se non ancora migliore, pieno di gioia, anche perché peggiore effettivamente è difficilino, ragazzuoli. Io a livello personale dal 2019 in poi ho avuto un'escalation di sfiga che cioè, sarebbe meglio troncarla una volta per tutte. Allora, ciao Abu, ciao Rob, grandissimo, chi pulla Doleman a Capodanno, pulla Doleman tutto l'anno. Ma no, la console è la PS5, la miglior console di sempre, ovvero la Switch. No, purtroppo mi sono dovuto accontentare di una modestissima PlayStation 5. Mi dispiace. Io ho festeggiato, ho trovato tutti e quattro con 1400 Dreamball, credo di non averle neanche 1400, no sì, ne ho 1420, quindi volendo non le pullerei comunque tutte e quattro, vi dico la verità. Cioè, se trovassi, per dire, io vado sui giapponesi, se trovassi Tsubasa Genzo in una multi, piuttosto avanzerei 1300 Dreamball per l'anno appena iniziato, ma non andrei sinceramente sui brasiliani. Ciao Ruffy, buon anno. Ciao Manuel. 2022 è stato proprio un anno del ma in tutti i sensi. Buon inizio anno, ciao Davic, ciao Grosnigred, grazie Teo, grazie, buon anno anche a te. Ciao Aziz, grande. Una domanda, ma il pack di Ronaldo su PES è buono? Mi sembra un attaccante di razza, un terzino sinistro, ma c'è anche il banner degli spagnoli, che è interessante, quale consigli? Allora, quello di Ronaldo credo che tu intenda quello del Manchester United, ma non so se c'è ancora. Mentre invece quello degli spagnoli intendi, spero, la nazionale spagnola e non il pot, perché il pot è una follia. Il Dream Pot è una follia, cioè devi trovarne 3 su 150 che ci sono. Il Dream Pot io consiglio di pullare solo per questioni di cuore, cioè se ti capita proprio tipo il giocatore che per te è stato l'idolo d'infanzia, altrimenti lascia perdere. I pack migliori, io non so se ci sono ancora quelli delle nazionali, però i pack migliori, quelli delle nazionali, sono quelli di Brasile e Argentina, e al massimo, se proprio ti serve una punta, quello della Francia, perché in quello della Francia c'è più o meno tutto. C'è Benzema, c'è Kunku, se non ricordo male, che è fortissimo, Hernandez, Tchouaméni, c'è Kimpembe, c'è veramente di tutto in quello della Francia. Quindi se dovessi prendere uno generico, direi quello della Francia per PES. Ciao Fox, buon anno, ciao Luca. Quello 900, sì, ah, quello della nazionale, quindi il Portogallo. No, lascialo stare il Portogallo, è bruttissimo il pack del Portogallo. Sinceramente il pack del Portogallo è osceno, lascialo perdere. Ciao Marione, io non sono in condizione di stare al PC, io sono lì per, vi devo dire la verità, sta live è stata abbastanza in dubbio fino all'ultimo, perché le condizioni del sottoscritto sono abbastanza precarie a quest'ora. Però si tiene duro. Comunque grazie Marione per essere passato. Ora pulliamo. Oh, giusto. Bella Fabio, buon anno Fabietto. Buon anno. Dickhead. 99 riesco a livello 150, altri 4 pulli faccio, considerando che devo tirare il pad 5 di per 30 giorni. Sì. Esatto. Dai. Allora, vabbè, ragazzuoli, notifiche di oggi, vabbè, le vediamo le notifiche di oggi, tanto che ci siamo, giusto per guadagnare un po' di tempo. Bonus accesso a gennaio, già lo sapevamo, estrazione a sorpresa, 2 pool osceni, povero il malcapitato che ci passerà sopra. Aggiunti 2 nuovi scenari della Challenge Road,
abbastanza facili, devo dire la verità, li ho fatti abbastanza con niente. Poi la notifica, quella vera, scenario Happy New Year, nuove monete per nuovo mercato, già riscattate 20 Dreamball, bonus accesso 25 Dreamball già riscattate alle 4 del pomeriggio, più una serie. Questi sono bastardissimi, hanno messo due pacchetti nel negozio che sono vigliacchi a dir poco. Mi sembra 45 Dreamball Pay da una parte e dall'altra, non arrivano a 50 loro, 45 Dreamball Pay, l'1-2 nuovo di Tsubasa e Misaki, quello da 4,90, il passaggio per Santana dall'altra parte, più il Tamotsu e, se non ricordo male, anche dei ticket rimozione, comunque dei pack infami, infami, che più infami non si potrebbe. Se credete che Bard trovi entrambi i giappi prima del PT, scrivete sì. Me ne basta uno! Me ne basta uno! Obiettivo della serata, trovare uno fra Tsubasa e Genzo entro le 1150 Dreamball. Uno! Mi basta trovarne uno entro le 1150. Ah, però, giustamente, ho ancora da parte gli ultimi ticket. Andiamo a farci prima i ticket, dai, qualche pool di riscaldamento, gli ultimi ticket di questo anniversario, no? Ecco, questo era SSR garantito, quindi non guardate che ci sono le fiamme e sti cazzi, cioè, se era SSR garantito vorrei ben vedere che... però me ne da due, dai, buon augura, è ben augurante, una bella doppia per cominciare l'anno. Cry, vorrei neanche farlo apposta, Brian? E Bizza, con tutti i Next Dream che non ho... Proprio con tutti quelli che non ho, mi deve dare Bobang, che ho già. Ne avrò 5 di Next Dream. No, vabbè, non esageriamo, di Next Dream ne ho abbastanza. Però proprio Bobang che non ho. Che avevo già, volevo dire. Inizio, sarà difficoltoso arrivare a fine live stasera. Vabbè, io credo che qua ne esploda uno, perché c'era le fiamme, c'era la donzella. Eccolo qua che esplode. Beh, per passare la tecnica del tiro a un eventuale nuovo PR futuro è un bel doppione. Siamo ai ticket, non sto già facendo le estrazioni, sto facendo i ticket di riscaldamento. Buon anno, dimmi. Hanno messo questi due pacchi nuovi per vendersi altra merda addosso. Già su Discord si sono presi una piccola shitstorm. Che cacchio, oggi non sono andato a vedere su Discord. Due Genzo su Tsubasa al PT, troppe Dreamball. Beh, vabbè, insomma, io farei la firma. A me basta portarli a casa tutte e due. In un modo o nell'altro, basta portarli a casa tutte e due. Il Dream Collection ha bisogno di quel tiro. Infatti, lo tengo già lì per eventuali Tsubasa futuri. Io ho trovato due Schneider con 300 Dreamball, ovviamente mi serviva Santana, ma non lamentiamoci, no, anche perché c'è chi oggettivamente ha trovato molto meno. Ennesimo Alberto Dream Collection, che ho trovato già in questi ticket, pulla, e sto pullando! Bella Ciccio, buon anno a tutti, buon anno anche a te. L'ultima vuota? Vabbè, l'ultima vuota, chi se ne... Ok, abbiamo fatto il riscaldamento, le dita sono pronte, le mani sono calde... Il telefono pure, siamo già posizionati sul Super Dream Fest di Tsubasa e Genzo, 1400 Dreamball, 1420, obiettivo trovare almeno uno dei due entro le 1150, che cazzo non dovrebbe essere proprio una mission impossible, però mi hanno già scritto quelli che in 1150 ne hanno trovato solo uno, nel senso che sono dovuti andare al Piti. Namo, 1420-1150... Devo avanzarne 2,70 per essere arrivato al Piti. No, Rick, abbiamo appena iniziato. E non iniziamo proprio bene. Devo dire la verità, non è proprio un grande inizio. No, non sono neanche al completo, quindi schippino. Il primo pool ufficiale dell'anno si apre con Schneider, si chiude con Urabe. Stavo per litigare con Bard. Che abbia fatto? Chance alla seconda, però c'era solo un gabbiano e infatti non ci sono fiamme. Niente, chance poco fortunate. Ancora un tentativo all'omaggio, vai. Allora, 1, 2, 3, 4 piccioni, niente fiamme. Schifo.
Chiudiamo il primo giro con la Free. Primo giro con la Free. Primo giro con la Free, direi vuoto. Ok, allora, le prime 150 Dream Ball dell'anno potevano andare meglio, diciamo, eh. Le prime 150 Dream Ball dell'anno. Andiamo con le altre. Secondo giro dell'anno. Allora, primi 4 gabbiani. Fiamme verdi. Segnerò, ne sono sicuro. Bene, ora. Niente, tutto schifo. Bello zero vuoto. Seconda del secondo giro. Auguri geometra. Oh, chance e fiamma arcobaleno. Questo comunque vada è il primo SSR ufficiale da pool non ticket del 2023. Vediamo che cosa ne esce fuori. Fiamme dorate con Rivaul. Ti vedo bello carico, la cosa si fa interessante. Ricordi standard. Non è rate up purtroppo. Vabbè, però può anche essere un buon non rate up. Non mi schiferei un Misaki, per dire. E invece no, Xiao hanno uno. Xiao hanno uno. Hanno uno, credo. Questo è stato il primo Super Dream Fest del 2018, se non ricordo male. Quindi il primo SSR ufficiale dell'anno nuovo è un Xiao. Effettivamente è un Super Dream Fest. Non si può dire che non sia Super Dream Fest, però è del 2018. Siamo indietro di qualcosina. Fiamme rosse, dai, che però si è caricato il gioco. Sempre Rivaul, la cosa si fa interessante. Sempre ricordi. Roberto, ma no, Roberto, no. Che mi fa passare tutta la fantasia, Roberto. Roberto fa passare proprio tutta la fantasia. Michael è dall'altra parte, ragazzi. Non si può trovarlo qua. Poi che cazzo me ne faccio di... Ma con tutto il dovuto rispetto... Chi cacchio è questo? Morientes? Sì, Morientes, non è Raul. Ok. Però si è sbaggata. Si è sbaggata. Chance e coriandoli. Oddio, non che io coi coriandoli ultimamente, però potrebbe essere un buon modo per sfatare anche il tabù coriandoli. Vediamo se sfatiamo il tabù coriandoli. Ancora fiamme rosse, ancora Rivaul. Ancora ricordi standard. Buon anno, Mordetti. Niente, vabbè, però bisogna vedere anche dal non rate up. Vediamo anche com'è il non rate up. Non è detto che faccia proprio schifo. Invece sì, fa proprio schifo in questo caso. In questo caso fa proprio schifo. Stiamo collezionando SSR a manetta, ma non quelli buoni. Tanto ho perso completamente il conto. Dovremmo aver finito il secondo giro. Sì, perché ancora più di 1000 Dream. Quindi abbiamo finito il secondo giro. Andiamo per il terzo. Nel banner Giappo puoi anche trovare... Misaki... Infatti è per quello che non dico niente quando vedo i fuori rate. Non è che Misaki mi farebbe proprio schifissimo, eh. Questa è vuota. Chance, però solo tre piccioni. Fiamme viola, sempre Rivaul. Per ora Rivaul non ha portato bella roba. Ricordi sempre normale. 100 Dream ho trovato su base che Santana. Che culo ha più. Con le fiamme viola. Con le fiamme viola. Genzone. Tutti anche i cammelli del deserto. Boom. E quindi già abbiamo già vinto. A prescindere, abbiamo già vinto. Abbiamo già vinto. Cacchio, non ho portato niente per brindare. Tutti in piedi per il miglior giocatore del mondo. Rispetto per il numero uno. Non ho portato niente per brindare. Ciao Prince, buon anno. Ora se arriva un altro Genzo ti porta il PT per... Ma va bene, l'avevo già messo in preventivo.
L'avevo già messo in preventivo, me ne potrebbe fregare di me. Devo prendere qualcosa per brindare. Ah, a proposito, vi saluta la moglie, che però è tornata dal lavoro tipo alle 9:30. Mangiato, brindato, ha detto non sono presentabile, salutami tutti, va bene. Comunque vi fai auguri di buon anno anche mia moglie. Chi non ti legge? Chi se ne fotte? Chi non risponde? Devi fare la ricerca, che ricerca? Il ricerca pool. Che cazzo è il ricerca pool? Ma che roba è il ricerca pool? Tutti in piedi per il miglior giocatore del mondo. Barde come genio. Oh, fatemi andare a prendere qualcosa per... Allora, non ho più... Allora, il problema è che non ho più spumante. Perché l'abbiamo non finito tutto. Non posso sculare sempre. Mi andrà male prima o poi anche a me, ma non oggi. Non posso sculare sempre, ma posso comunque sculare molto spesso. Non sai cos'è il ricerca... Il ricerca... Che cacchio è il ricerca pool? Vedi se c'è SSR e chiudi... Ragazzi, Mizzica... Allora, se sei come Fabio... Se sei come Fabio, che fa con l'emulatore... È anche fattibile. Io sono attaccato col cellulare con un cavo. Cioè, chiudere e riaprire tutte le volte il gioco per il sottoscritto è un'agonia. È un'agonia. Poi non so se Visor funziona o meno, se mi si impalla. Lasciatemelo così. Lasciatemelo così, che va bene comunque. Non mi è mai andata male per il momento. Io mi fiderei dal fatto che non sappia cos'è che ricerca, vuol dire che non ti guarda. No, io vedo Fabio che lui chiude, poi esclude, parte prima escludendo una tipologia, poi ne esclude un'altra, poi ne esclude un'altra. No, non sapevo sinceramente che gli avesse dato come nome ricerca pool. Messa la carta, chi è il geometra? Che carta deve aver messo? Vabbè, aspettate un secondo che vado a prendere da trincare, no? E che cacchio, bisogna festeggiare in qualche modo o no? Non so cosa. Ok, al solito, bicchierino tattico da ciupito praticamente, e l'unica cosa che mi è avanzata di pseudoalcolico, ciao Rick, l'unica cosa che mi è avanzata di pseudoalcolico in casa in questo momento, perché il resto ce lo siamo segati tutti, è il solito mitico Baileys al caramello, è l'unica cosa che mi è avanzata, il resto è già stato fatto fuori, quindi ci sta. Io sono letteralmente drogato di Baileys, non posso farci niente, ragazzi. Bard è cambiato, ma già da qualche mese. Il mio video di Capodanno, cacchio, non ho, di Capodanno, il mio video di Natale non ho portato le corneina, porca miseria, dovevo mettere le cornina. Live sponsorizzata dal Baileys, magari, cari signori della Baileys. Ragazzi, non bevete. Però col Baileys potete fare un'eccezione, volendo. Alla vostra salute e buon anno, alla tua, Genzone. Finalmente, torno a giocare. Per le prossime 2-3 settimane, probabilmente, non di più. Con un portiere. Poi tra 2-3 settimane, questo è già diventato spazzatura, ve lo sappiamo perfettamente. Adesso dammi Misaki all'ultima. Lo finisco. Misugi. Ci sono andato vicino. Bevete con moderazione, giusto? Bevete con moderazione. Ah, grande Davix. Grande Davix. Concordo e sottoscrivo. 8 pubblicità. Mi sa che è vero. Mi sono sempre dimenticato di sistemarla sta cosa della pubblicità. Mannaggia la miseria. Vabbè, continuiamo. Continuiamo. Adesso si tira dritti al Piti. A meno che non si trova prima Tsubasa. In alternativa si tira dritti al Piti. Segnerone, sono sicuro, bene ora. Ricordi standard, mai dorati. Doppio, ma non... 2 pubblicità, 2 minuti di live, altre 2 pubblicità. Qua non c'entro io però, devo dire la verità. Naturezza, vecchissimo, bene per passare il tiro. Brian, ma di Dream Fest me ne sta dando, eh. Non posso dire che non mi stia dando Dream Fest. Però non sono proprio i Dream Fest che volevo io. Non sono proprio i Dream Fest miei. Comunque questa è la fine del terzo giro o del quarto? Ero a 1.400, siamo a 9,
Quarto giro, questa è l'ultima del quarto giro. Fiamme viola, Tsubasa, vuoi provare quello? Ma sì, proviamo quello, Naturesa. Tutti Super Dream Fest, sì, ma tutti quelli sbagliati. Tutti quelli sbagliati. Se adesso ti esce il Tsubasa 1.0 c'è da ridere, minchia veramente. O il 2.0, quello rosso, Leo. Il Brian che rovinò il capodanno di Fabio, quello di prima. A 650 mi sa chiedere in fest. Boh, vediamo, tanto ormai siamo lanciati. Siamo lanciati perché sono sereno, perché so che comunque vada questa sera e uscirò con la squadra che voglio. Ti vedo bello carico, sta ciolla, perché non ci sono neanche le fiamme. Mizzega 2, non ci sono fiamme, 2. Ah, Tsubasa, ma non quello vero. Ma dato effettivamente Tsubasa, eh? Sto Leo era schifoso anche 5 anni fa appena uscito. Sì, quel Leo era completamente inutile. Tanto sta più in alto in ranking Barde che Baldini e Genoa. Quello ho i miei dubbi. Io ho ad oggi sono un modestissimo oro 3. Proprio modestissimo. O Eran del Paleolitico. Sì, perché Tsubasa? Mi sa che hanno più o meno lo stesso anno, sti due. Con Rivol di solito l'SSR c'è. Non ci ho mai fatto caso, ammetto sinceramente. Non è una delle cose che guardavo più spesso. Era già quella gratuita questa, se non ricordo male. No, ancora un tentativo all'omaggio. Chance! Fiamme verdi! Quattro gabbiani, chance! Ricordi sempre standard. Ragazza di Mizugi, non brilla niente, quindi ci sarà un'esplosione da qualche parte. Ci sarà un'explosion. E si blocca! E si blocca con l'esplosione! E si blocca con l'esplosione! Bellissimo! 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 Dove cavolo è? Fammi andare sul loquace. Ecco, adesso possiamo fare il ricerca pool. Adesso possiamo fare il ricerca pool, effettivamente. Però come faccio a fare il ricerca pool se... Non ho la minima idea se era in rate up, se non era in rate up, se c'era qualcosa, se non c'era niente. Infatti non l'ho preselezionata. Come faccio a fare il ricerca pool? Per un SSR generico magari. Cioè, ma metti che mi ha dato, che ne so, Yuga Tuono Ruggente. Che cacchio faccio il ricerca pool con Yuga Tuono Ruggente? Andiamo direttamente... Ah, che chiudi gli occhi addirittura? Chiudo gli occhi, tra un po' mi addormento. Che chiudi gli occhi? Dove cavolo posso andare? In giocatori... Tanto fammi riswitchare. Lista giocatori. Filtra tutti. Quindi dovrebbero essere... Ma stai scherzando? Minchia, mi ha dato il secondo Genzo. Mi ha dato il secondo Genzo. Va benissimo, non ho copie di Genzo da buttare per il Bondari. Quindi il fatto che mi abbia dato un secondo Genzo va non benissimo. Posso giocare sempre, mi andrà male prima o poi. Esatto, va benissimo in questo caso, però... Come dire, sono indeciso, lo utilizzo per il Bondari o me lo tengo da parte per la parata? Io sarei più tentato, visto che i Tamotsu ce le ho, sarei più tentato di tenerlo da parte per la parata. Tieni per la parata, sì, no, mi sa che tengo per la parata. Estazione in omaggio, perfetto, quindi questo era il quinto giro, se non ricordo male, quarto giro. C'è già il Baileys più tutto il vino di prima. Tengo per la tecnica, va bene ragazzuoli, tengo per la tecnica. Chi cos'è? Boom. Si va col quinto. Fiamme d'oro con Rivaul. Ti vedo bello carico. Ancora ricordi standardissimi. Ancora ragazza di Mizugi, ancora non rate up, dammi un Misaki, porca miseria. Ma che chiudi! L'ultimo una volta mi portava bene, una volta, i bei tempi in cui dicevo l'ultimo mi ha sempre portato bene. Brolin,
Che Robson, che Brolin. Brolin è quello della Svezia, Robson. Minchia, quanto tempo questo Robson? Non credevo nemmeno che esistesse più, pensavo fosse estinto. Coriandolini, che come ho detto prima, sto giro. Ancora Rivaul. Rivaul è on fire, oggi va solo lui praticamente. Ricordi spososi. Niente, qua esplode. Qua esplode. Sto recando in discoteca, minchia, grande Avir. Dai che esplode, esplode ma non brilla, quindi non è rate. Chi cazzo sei? Ah, Bobang, quello, l'ultimo uscito, quello che non era neanche male. Non mi ricordavo la sua... Beh, è new! È comunque new! Hai bevuto così tanto che tra un po' dice che gli serve Messi. Ma lascia stare che su eFootball c'è il pot con Messi, Mbappé, Guardiol. Chance, 5 gabbiani, mi sembra di averne contati 5. Quindi questa potrebbe essere vuota. Tsubasa, vuoi provare quello? Sì, Naturesa, voglio provare quello, ma lo vorrei pieno, non lo vorrei vuoto. Estrazione da 10 in omaggio e finiamo così il quinto giro. Siamo praticamente poco oltre... No, siamo a metà dell'opera più o meno. C'è già il bonus login? Di già. Ah beh sì, a luna, è vero. A luna c'è già il bonus login, quindi poi vado... Andiamo a riscattare ste altre 5 Dream Ball. Riscattiamo ste 5 Dream Ball. Riscattiamo il nostro cartellino giallo. Fammi vedere l'avviso. E 5 Dream Ball. E torniamo a estrarre. Quindi sto mese Diaz Dream Collection può essere. Dovevo arrivare a 250 per il PT, non mi ricordo. Cartellino giallo risalente a marzo 2018, il mio cartellino giallo. Il mio cartellino giallo è risalente praticamente al secondo mese in cui io giocavo a Dream Team. Perché avevo preso delle Dream Ball su G2A.com quando all'epoca ancora i reseller... sì, dai! Quando all'epoca ancora i reseller chiedevano il rimborso. Dai, dammi il Tsubasa così almeno risparmio qualche DB e andiamo tutti a dormire. Oh, risparmiamo qualche DB e tutti a nanna. Perfetto, fortunato che ho tenuto ancora il Bayliss. Tutti in piedi per il miglior giocatore del mondo. Rispetto per il numero uno. Guarda una domanda, se uno sbaglia ad alzare un personaggio si può rimediare? Su Tsubasa sì, c'è il ticket per fare il... Ma perché, come fai a sbagliare e alzare un personaggio su Tsubasa? Non lo so, è oggettivamente difficile. Cosa, non gli hai dato il blocco al posto del tiro? Male, comunque si può, c'è il ticket reset limit e lo utilizzi. Quante Dream Ball in totale? E sono a metà viaggio. Quindi circa, circa 700, più o meno. Più o meno 700 tra l'uno e l'altro. Due copie di Genzone. Due copie di Genzone, una di Tsubasa. Ma che si va sull'altro banner? Ma che cazzo me ne frega dell'altro banner? Ma non li utilizzerò mai quelli dell'altro banner. Anche Santana, che cacchio utilizzo Santana che non ho una versione giocabile di Natureza? Il Natureza più buono che ho, sì, su quello sono d'accordo con te Fabio. Jap merda, per me è una grandissima sconfitta l'essere stato costretto, tra virgolette, per molto tra virgolette, a dover virare su una formazione mono giapponese. Non è una cosa per la quale ne vado assolutissimamente fiero. Guardate, proprio perché siamo a Capodanno, proprio perché siamo... Qua quanto manca? Due tentativi all'omaggio? No, sono troppi. Proprio perché siamo a Capodanno, che è la pool di Capodanno, vi butto 150 Dream Ball per farmi un giro completo su questo. Ma... com'è quella cazzata che dicono tutti? Lo faccio per voi. Ecco. Spariamo alla prima cagata di inizio anno. Lo faccio per voi. Lo faccio per buttar via 150 Dream Ball, proprio così, per lo sport. Prime. Che uomo che sei. Alla seconda Becky Snipes. Per il contenuto. Per il contenuto ancora è vero, perché in questo caso non sarebbe sbagliato dire per il contenuto. Per il contenuto non sarebbe sbagliatissimo.
Seconda, 4 gabbiancelli, niente. Giustamente il gioco mi sta dicendo che minchia stai facendo, hai trovato il mondo di là e adesso viene a rompere le palle di qua. Hai ragione, voglio buttare via 150 Dreamball così. Terza, sempre 4, non arriva mai il quinto gabbiano. Fiamme viola, vediamo, fiamme viola. Ricordini, ricordi con Genzo dell'Amburgo. Chance! Ah, niente rate up. Dammi Michael per il meme. Dammi Michael per il meme. Non Shizaki. È sempre un meme. Facciamola gratuita e chiudiamo in bellezza anche qua. Così non potete dire che non ho fatto un pull anche dall'altra parte, eh? Via, così mi avanzo anche 470 Dreamball per il prossimo banner giapponese. Beh, un gabbiano, proprio come per dire, chiudi in merda, è proprio chiudi male. No, fiamme arcobaleno, ti vedo bello carico, la cosa si fa interessante. Però solo giapponesi, niente ricordi, normale, Roberto, quindi già s'affloscia. Già s'affloscia. Si è già afflosciato tutto quando è uscito Roberto. Margus Dreamfest. Oh, Margas, visto che ormai ha recredito. Oh, non mi ha dato pochi Dreamfest, devo dire la verità. Peccato che praticamente, a parte i due giappi, tutti hanno domini 1200. Ishizaki in tasto con le stesse statistiche. Se fosse uscito all'anniversario 2018 sarebbe stato forte, verissimo. Verissimo. Margus chiama Kaiser, ma il Kaiser non risponde perché starà a casa sua per i cavolacci suoi. Allora, riscatta il free pack perché mi sta sulle ciotole e andiamo a questo punto a fare il team. Andiamo a questo punto a fare il team. Allora, giocatori, allena. Chiudiamo la prima live dell'anno con un bel team building. Allora, intanto quelli new, Tsubasa, cuoricino e lucchetto. Bobang, perché comunque è new anche lui. Cuoricino, lucchetto. Genzo, però il primo, perché giustamente ho trovato prima lui. Cuoricino, lucchetto. Sono gli unici tre nuovi che ho trovato in teoria, no? Sono partito da... Allora, Zidane l'avevo preso con il... Esatto, poi ho preso Dream Collection, Dream Fest, questo qua è stato il primo. Ok, sì, gli altri da lì in poi. Cacchio, tra ticket e coso, però non mi ha dato poca roba. Iniziamo con Genzone. Aspettate che Bardi ha messo 70 pubblicità. Dovrei fare come dice Fabio, abbonatevi così non vedete le pubblicità, giusto? Fabio, tu che insegni, non so se sei ancora in live, tu che insegni, Fabio, è vero, no? Abbonatevi che non ci sono più le pubblicità. Sono abbonate, che beccatevi le pubblicità e tanto sono gratis, che cacchio. Se sei un uomo, vendi secondo Genzo. No, io sono una pussy, tranquillamente, cioè proprio me ne può fregare di meno, io lo tengo e tanti saluti a tutti. Tanto bevo e sono felice. Ti serve qualcuno che regali il sub? No, mi serve che mi venga in mente di sistemare sta cosa delle pubblicità. Mi deve venire a mente, perché non me lo ricordo. Tutte le volte dico devo sistemare pubblicità, devo sistemare pubblicità, devo sistemare pubblicità, e poi alla fine non mi ricordo mai un tubo, perché ho la memoria praticamente di un comodino, letteralmente. E prima o poi le sistemerò. Farò come fa Jenna, mi sembra che fa tipo due pubblicità da 15 secondi ogni non so quanti minuti. Riscatta il Tamozzo giocatore dal mercato. Ah, giusto, dal mercato medaglie devo riscattare il Tamuzzino. È vero, è vero. No, come non si può sistemare? Certo che si può sistemare. Certo, si può sistemare, nel senso, non posso toglierle, posso diluirle. Anziché fare 4 pubblicità da 15 secondi ogni 10 minuti, vi farò 2 pubblicità da 15 secondi ogni 5 minuti, farò così. Però il tempo deve essere quello, non posso diminuirlo.
Metteli ogni 20 come me, fai lo streamer serio, non il Gennaro Toide. Sì, però tu fai anche un pacco di abbonamenti, Fabio. Io no, io campo con le pubblicità. No, che ogni 5 minuti? Ma no, ogni 5 minuti no. In teoria le mie dovrebbero essere un minuto di pubblicità ogni 15 minuti di live. In teoria, o almeno l'ultima volta che ho controllato era un minuto di pubblicità, quindi 4 pubblicità da 15 secondi ogni 15 minuti di live, che in teoria mi sembra un, come si dice, un compromesso abbastanza adeguato. Le diluirò, metterò 30 secondi di pubblicità ogni 7 minuti di live, ma non ogni 5 minuti, no, che ogni 5 minuti, ma quando mai? Ma quando mai? A me partono ogni 15 minuti, questo sono sicuro perché ho controllato, ogni 15 minuti di live partono le pubblicità, non ogni 5. Ok, e Genzone ce lo siamo levati dalle ciotole. Adesso, prima di andare su Tsubasa, andiamo a riscattare, a me non partono proprio bene Lele, grande. Andiamo a riscattare dal negozio Super Dream Fest. Ne ho 210, quindi posso prenderne 2 e 2. Posso prenderne 2 e 2. Ne prendo una per Tsubasa, una per, no, due per Tsubasa. Ah no, una e una. Oh, questa una e una sicuramente. E poi un Tamotsu generico. Ecco qua, un Tamotsu generico. E vissero tutti felici e contenti. E in quell'altro non posso prendere niente, credo, perché siamo a 40, quindi 40 vai col Tamotsu generico. Poi dov'è il mercato medaglie Tamotsu? 196, minchia, 196, che sfiga, no, non potevo arrivare a 200, no, 196. Com'è andata? Ciao Kata, è andata bene, dai, con 750 Dream Ball più o meno, Tsubasa e Genzo, e due Genzo, Tsubasa e due Genzo, quindi, boom, va benissimo. Ho avanzato ancora 400 e passa Dream Ball per l'anno nuovo, quindi ho appena pullato Genzo, Bardes è un porta fortuna. Yeah, sempre detto che pullare quando io sono in live porta bene. Cioè, in realtà non ci credo minimamente nemmeno io, però in genere mi dicono così, quindi sono felice che effettivamente a qualcuno funzioni. Prendi le medaglie all'altro banner, hai fatto un giro? Sì, sono 40, le ho prese Rob, sono 40, 4 estrazioni, 40, non arrivavo a 50, ho preso le medaglie di, come si dice, le medaglie Tamotsu, le ho prese. Più o meno 600 Dreamball, 2 Baza e un Genzo, vedi Kata, siamo più o meno sulla stessa barca, sì, stiamo andando a campanile. Allora, allenamento adesso Tsubasinho, che andrà subito a sostituire la sua versione Dream Fest, la sua versione Samurai, volevo dire, perdona. Samurai durato meno, credo, nella storia di questo gioco, un mese. Quante ne avrò da dire, ragazzi, sul video? Devo fare il video di fine anniversario come da consuetudine annuale. Quante ne avrò da dire per il video di fine anniversario? Quante ne avrò da dire? Fabio, se uno a cui piace le polemiche, la polemica, potrebbe divertirsi a vedere il mio video di fine anniversario quest'anno. Io 600 Dream Ball vuote, 2 SSR. Ma ci credo, io alla fine il primo Genzo l'ho preso a 500 Dream Ball, più o meno. Poi mi ha dato subito un altro Genzo e un altro Tsubasa nell'arco praticamente di un giro e mezzo. Però il primo SSR, il primo giusto, tra virgolette, l'ho preso sulle 500 Dream Ball. Chi devi flammare? Devo flammare la club e devo flammare mezza community, perché le robe che io ho letto in giro da Natale in poi mi hanno fatto accapponare la pelle. Io mi sono dissociato di non avere nessuno da flammare. Dici una stronzata prima di chiudere. Ne dico mille di stronzate, se per altro che prima di chiudere. Uerara ha fatto diventare Kimoto bello come il culo di Belè. Io non è per dire ve l'avevo detto. Ma quando festeggiavamo tutti perché avevano silurato Kimoto, io sono stato l'unico pirla a venire in live da buon uccello del malaugurio quale sono, a dire occhio che questo qua nuovo non sappiamo com'è, quindi non è assolutamente detto che sia meglio di Kimoto. E infatti
giusto, concordo con Cata. Fabio, flamma te stesso. Non è vero, flamma te stesso. È l'arte suprema del flame, flammare se stessi. È proprio la quintessenza del flame. Ah. Quanto cazzo è rotto sto Tsubasa? L'ho beccato 3 o 4 volte in rango tra ieri e oggi. Che come cavolo hanno fatto a fare un personaggio? Non ho i Banobu, non ho i Manabu. Non ho i mana. Ma chi se ne frega, uso i Katagiri. Canto i Katagiri ne ho 122. Che cacchio me ne fa, mai utilizzati più i Katagiri in vita mia. Usa il Katagiri. Cosa mi manca questo? Oh, boom. Abbiamo la pecca e il passaggio. Capirai. E capirai. Se la pecca e il passaggio, capirai. Fabio, alla fine non ho resistito. Dal quit sono tornato. Sono felice su FIFA Mobile. Bella Rob. Ogni 10 Katagiri un Tamotsu in omaggio. Se magari. Allora, per potenziare le tecniche speciali, insegnare le tecniche speciali, direi domani. Sì, domani. Tra qualche ora, quando avrò dormito e mi sarò svegliato. Per compensare, oggi gli hanno dato un 1-2 da 490. Sì, però intanto uno devi avere un buon Misaki in campo, cosa che io non ho perché utilizzo ancora quello J-League, ma me ne frego perché comunque credo che a gennaio, massimo febbraio, uscirà quello del Paris Saint-Germain ed eventualmente se trovo quello del Paris Saint-Germain metterò in campo quello del Paris Saint-Germain, sperando che sia incastrabile, cosa che in realtà non è effettivamente così scontata. Farai il video dell'anniversario con le tue impressioni? Minchia, assolutamente sì. Allora, perché andare a modificare questa quando in realtà io avevo già preparato la formazione? Eccola qua, io la formazione già l'avevo preparata. Come sono stato previdente? Uno. E dove cacchio è il portiere? E 1-2. Fatta, finita, pulita. 56 e mezzo con 4 di scudi. Boom, perfetto. Al bacio. 56 e mezzo con 4 di scudi. Mi sa che l'altra mi rendeva di più, tra parentesi. Questa quanto era? 47 e mezzo, 2 di scudi ma 12 di debuff. Quindi questa arrivava a un 61 più o meno. Paradossalmente rendeva, mi sa che rendeva un pochettino di più quella... quella tradizionale. Mi sa che rende un po' di più questa qua tradizionale. Però vabbè. A Cavaldonato non si guarda in bocca. Cavaldonato per modo di dire. Che cacchio, ho donato un paio di ciufole. Allora, potenze, rimozione dei vincoli. Quello sì, inizio già a farlo. Quel Gito soffre. Gito col fatto che sono tutti giocatori di Club Rising Sun. Gito è diventato il difensore migliore di questo gioco in questo momento. Alto che soffre. È l'unico che proprio si può dire che non soffre all'interno di questa squadra. È Gito. Non mi convince la difesa, neanche a me, però quello passa al convento. Mi manca un autointercetto buono per la difesa, devo dire la verità. Per la difesa mi manca un autointercetto buono. Confido sul fatto che ne esca qualcuno qua nei prossimi mesi. Oh, è già buona che riesco a tirare su sta squadra, se guardate che cosa giocavo fino a 20 giorni fa mi mettete le mani nei capelli. A confronto questa è oro che cola. Certo, per carità, nella migliore delle ipotesi, ma proprio la migliore delle ipotesi, è una formazione da platino, non di più, però buttala via. Allora, di tutti questi io ho già controllato, posso sfanculare questo. Perché tanto ce l'ho già da parte, il manubino qui e i due di qua, e così Tsubasa l'abbiamo sistemato. Gito è l'unico che potrebbe leggere l'1.1 con Tsubasa. Sì, peccato è che ci sono effettivamente un botto di giocatori rossi. Quello sì, ci sono un botto di giocatori rossi, però lui è killer di Rising Sun e killer dei giocatori di club, supera limiti. Max. Non mi ha preso il max.
Questo sarebbe forte anche a dargli 25 di blocco se avesse un blocco. Stanno rubando una macchina qua fuori, bene, perfetto. Yuga contro Genzo come va? Non segna. O almeno io oggi l'ho provato, non mi ha mai segnato. Genzo, quelle 4-5 volte di numero che l'ho incontrato come avversario tra ieri e oggi, non sono riuscito a fargli gol nemmeno piangendo in latino. Proprio zero. Cioè Genzo è vero che ha tanti counter, non ne ha pochi, per carità, però se tu non li hai, e io fino a 2 secondi fa non li avevo, se tu non hai i counter di Genzo non segni. E cazzi, non ce n'è, non segni. Dipende dai boost sui jump. Oddio, boost sui jump io qua non sono messo male, perché comunque ho un 4,5 visto così a occhio. Sì, così a occhio è un 4,5. E sarei anche, devo dire la verità, è tentato di togliere Misaki, ma non posso perché sto usando le super solidarietà giapponesi di tipo tecnico. Avrei voluto trovare un modo per inserire Gamo, perché mi dava un 1% in più. Però qua dentro proprio non saprei dove, come, quando mettercelo. Concludiamo con Genzone, Vincenzo. Emozione vincoli. Lui invece non avevo proprio nessuno, perché mi ricordo che lui non avevo nessuno. Ho il doppione, ma col cacchio che lo uso. Quindi tre tamuzzini. Beh, ho avanzato ancora 11 tamozzi, dai. Considerando che mi mancano 4 medagliette tamozzo per prendere il 12esimo, ne ho ancora per circa 3 giocatori. Ci può stare. Mizugi lo metterei molto volentieri. Il problema è che non ho il blocco del Dreamfest da passargli. E ne ha bisogno. Hai fatto 2 giri sul banner di Sawada? No, le 45 Dream Ball Pay che avete visto prima vengono da lì. Fortunatamente non sono dovuto arrivare fino alla fine. Una volta tanto non mi sono dovuto svenare. Mi è andata bene, ammetto la verità, dico la verità. Non mi sono dovuto svenare. Almeno quello. Però non ho fatto il secondo giro con il Dreamfest alle porte. 1, 2, 3, 4. Qua hanno tolto la I, o una mia impressione? Inizia, supera i limiti. Si sono mangiati una I? Me ne sono accorto adesso. Inizia, supera i limiti. Sì, avevo preso Nit e 2 volte Urabe. In totale mi sono usciti 2 Nit, 3 Urabe e un... come cavolo si chiama? E un Sawada, se conto anche il banner pay. Con questa online ti diverti, ma mi basta giocarmela. Sinceramente, sapete che non sono mai stato lì a guardare più di tanto i miei risultati. Però nell'ultimo mese veramente era diventata uno scempio. Almeno, se non altro. Ah, intanto c'è qualcosa che non va. Punto primo, scusate un secondo, ma... A parte che è vero, questa non è quella giusta in teoria. Allora, autoselezione, copia, vai sulla giappo, scambia. Ok. Cioè, una cosa che non va, nomina capitano. Capitano, l'uomo vero, sempre comunque. Ciao Blackjack. Tutto bene, grazie. Ho pullato Genzo e Tsubasa con circa 700-750 Dreamball. In realtà con 600 e qualcosa. Poi mi sono tolto lo sfizio di farmi un giro anche sul banner di Santana, ma non ho trovato una fungia di nulla, quindi... Divertiti per 15 giorni con Genzo che poi vola. Grande, grande Marco. Marco Yuga, grandissimo. Sì, anche meno probabilmente, secondo me. Però ragazzi, abbiate pazienza, cioè io è tipo da 3 mesi che giocavo con questo. Io è da quando è uscito praticamente che sto giocando con questo. Ora voi capite che il portiere per me era l'ultimo dei problemi, nel senso che era già un problema, quindi passare dal non avere un portiere a non avere un portiere alla peggio non cambia in sostanza nulla. Nulla. Izawa e Mizugi nuovi sono solidissimi, infatti, e non ne ho né uno né l'altro, perché quello è l'unico banner giapponese che ho saltato. L'unico banner giapponese che ho saltato è quello con Izawa e Mizugi, e giustamente sono tutti e due... Ah no, non l'ho saltato, perché quello lì c'era Izawa, Mizugi e Akai, se non ricordo male. E Akai.
Izawa esce a gennaio, Killer di Rising Sun è già scritto. Secondo me quelli che sono usciti quest'anno a turno li rimettono tutti. A turno, un po' per volta, magari uno al mese o due al mese, ma secondo me li rimettono tutti quelli che sono usciti, i vari samurai di quest'anno. E probabilmente non hanno neanche finito, perché a ben vedere qualcuno manca ancora. Mi sembra strano che non mettano, per esempio, Lord Morisaki. Dai, Lord, non mettere Morisaki, non mettere Gito. Soga e Igawa? Dai, Soga e Igawa non possono non metterli. Hanno esordito in Rising Sun e non mettono proprio loro due. Cioè, hanno messo Urabe, non hanno messo Soga e Igawa. Hanno messo Akai, che gli hanno dovuto fare la versione mondiale Under 20. Izawa a gennaio chiede Rising Sun. Ah, esce fuori dal team. Ma non lo so, sai. Perché comunque Izawa è vero che col killer di Rising Sun subisce un po'. Ma è anche vero che ha delle statistiche comunque di tutto rispetto, eh. 1150 Dream Ball, 10 SSR normali, un Dream Fest Genzo e Tsubasa con le monete. E era quello a cui puntavo. Cioè, io oggi ero partito con l'idea di prenderne uno dei due e l'altro al Piti. E fortunatamente non sono dovuto arrivare al Pity, però credimi Fritti, è già andata bene, perché se leggi sotto i commenti del mio ultimo video c'è gente che con 1150 non ha preso nessuno dei due, è dovuto andare al Pity e ha dovuto scegliere tra l'uno e l'altro, quindi cioè, già andata bene, sembra una cazzata detto così, perché effettivamente uno dice 1150 Dreambo, non puoi dire che mi è andato bene che ne ho trovato uno solo, però ragazzi io e Spada Saluglio l'ho trovato con 1500. Quindi, fate voi. Non durano in Dream Fest, figuriamoci Zawa. Sì, effettivamente anche dei 4 Dream Fest usciti ieri, io credo che gli unici due che possono avere una durabilità media siano Tsubasa e Santana. Sinceramente, Genzo e Snyder non ce li vedo troppo a lungo all'interno del meta. Tsubasa sì, perché è un tuttofare, gli manca veramente solo l'auto intercetto, motivo in quale per il quale avrei voluto trovare un posticino per Gamo dal 15% di auto intercetto a tutti i giapponesi, non avrebbe fatto schifo trovargli una collocazione, però al momento purtroppo non riesco a inserire Gamo. Dicevo, gli unici due secondo me sono Tsubasa e Santana, anche se Santana è vincolato naturalmente da Natureza, ovvio. Tsubasa invece da questo punto di vista, se non altro almeno questa versione non è particolarmente vincolata a Misaki, quindi se trovassi qualcuno di più buono da mettere al posto di Misaki effettivamente potrei anche, cioè per dire, questo Yumikura, se fosse Bondari 4, questo Yumikura che ho in panchina sarebbe meglio di Misaki per questo team. Decisamente meglio di Misaki per questo, non poco meglio, sarebbe decisamente meglio di Misaki Yumikura per questo team. E tra l'altro Yumikura mi dà l'1% ai giocatori giapponesi. Esatto, Yumikura mi darebbe anche l'1%. Oh, qua per fare una cosa buona, se avessi proprio Tamotsu da buttare, qua per fare una cosa buona dovrei portare Yumikura Bondari 4, togliere Misaki, togliere Nitta, giocare con una punta sola, passare alle super solidarietà rosse e mettere dentro Gamo e Yumikura, guadagno un ulteriore 2% ai giocatori giapponesi. Il problema è l'1-2 di Tsubasa, ma sai che ti dico la verità, non sono nemmeno sicuro di insegnarglielo. Ti dico la verità, non sono nemmeno... Grande Marco, buon anno. Non sono nemmeno sicuro di insegnarglielo l'1-2. Fino a quando non trovo una versione di Misaki decente... A parte che lui, in teoria, avendo il doppio antisigillo, lui dice, io glielo insegno, e poi se lo utilizzo bene, se non lo utilizzo, pace. Però non è come l'altro Tsubasa. Il Tsubasa Samurai uscito a novembre aveva bisogno di Misaki, perché aveva una latenza che faceva partecipare Misaki al contrasto difensivo. Quindi giocarlo con Misaki era praticamente un obbligo. Questo non è un obbligo, è meglio se ce l'hai perché riesci a dargli anche l'1-2, ma se non ce l'hai, che non gli vuoi dare l'1-2, nella peggiore delle ipotesi, ok, non va in porta con l'1-2, ti manda in porta l'attaccante con Chance Maker, quindi cambia relativamente poco, tanto le tecniche non gliele sigillano, quindi preparati che quel Diaz apparso annuncia un Diaz Dream Collection, e vabbè, pace, tanto io ormai come si dice...
io devo puntare ai giapponesi e basta. Non posso permettermi di farmi cioè non è che non posso permettermelo, è il gioco in questo momento che non mi consente di ragionare su più build. Non mi purtroppo per le risorse che danno loro, molto 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 contate, non posso più permettermi di ragionare su build diverse. Non è come una volta che potevo switchare dalla giapponese alla latina alla debuff, adesso non puoi più switchare un tubo. Quindi se sono ormai partito con la questione delle giappo, io da qua in avanti dovrò per forza di cosa guardare solo i banner dove escono i giocatori giappo, perché ahimè purtroppo il gioco oggi o prendi un fresh o ci investi un capitale o devi fare di necessità virtù, e quindi devo fare di necessità virtù. Serve perché va in porta sia col dribbling sia con l'1-2, ma al massimo non mando in porta lui, al massimo non lo faccio andare in porta, faccio andare in porta qualcun altro. Non vado in porta con Tsubasa, utilizzo Sunshaker e mando in porta Yuga, per dire. Alla fine Tsubasa e Genzo con quante dribble? Complessivamente credo 750 su per giù, non le ho contate tutte, però dovremmo essere attorno alle 750. Lo 2 serve se non è un attaccante che può bucare Kenzo, se no mandi Santana o vai tu. Yuga è difficile farlo, sì, dipende sempre dai bond. Dipende dai bond e dipende dagli extra bond, però effettivamente sì, devo ragionare anche su quello. Alla straniera manca un portiere. Sì, è vero, al momento i due portieri più performanti sono i due giapponesi. Sono Ken e Genzo. Oddio, per carità, fin quando si gioca con il Rising Sun. Io ho visto anche Gino fare delle belle parate. Oh, Gino Yuga me lo para, eh. Magari non sempre, ma Gino Yuga me lo para. E comunque non credo che tarderà molto. Secondo me, concordo con Rob. Secondo me portiere straniero Dreamfest nell'arco di un mese arriva. Non so chi, sinceramente, perché sono usciti praticamente tutti. Non credo che facciano Doleman Dreamfest. Salinas, a parte che ormai sta cosa che è già uscito, l'abbiamo visto con Tsubasa e Snyder, vuol dire tutto e non vuol dire niente. Gino miglior portiere all'anniversario. Io sto giocando Espadas. Gino, fin quando gli attaccanti sono Rising Sun, è ottimo. Il problema è tipo se incontra Itachibana lo aprono. Anche Roberto, per dire, lo apre. Per me tira pure aria di Revoul Dreamfest o Dream Collection. Quando è che è uscito l'ultimo Revoul degno di nota, in tal senso? Il Dreamfest è 28, il Dreamfest è l'ultimo, è quello verde che era uscito a giugno dell'anno scorso. Quindi è più di un anno e mezzo. Abdu, sono nuovo in questo gioco, ma se voglio fare un team buono, devo fare una squadra con solo straniero o una squadra con solo giapponesi? Allora, qui bisogna approfondire la cosa. In questo specifico momento del gioco, perché poi si va a momenti, in questo specifico momento del gioco, questo anniversario ha raccontato una storia molto particolare. La storia di questo anniversario è sostanzialmente sì. Le tue alternative sono farti o una formazione, non dico completamente giapponese come quella che ho fatto io, ma con prevalenza di giocatori giapponesi, o una formazione con prevalenza di giocatori tedeschi, o una formazione con prevalenza di giocatori latinoamericani. Il top sarebbe formazione mono giapponese, mono latinoamericana e mono europea con maggioranza di giocatori tedeschi. Quella giapponese che sto utilizzando io l'ho sempre definita dal day one praticamente la formazione dei Nabbi, ma non nel senso offensivo del termine, proprio nel senso letterario, no? Nabbo deriva da Noob, che sarebbe un vezzeggiativo di Nubai, dicasi anche novellino. Perché? Perché la formazione mono giapponese è sempre stata definita la formazione dei novellini, di quelli che avevano proprio appena iniziato a giocare, non perché fosse chissà quanto particolare, ma semplicemente perché era più facile da assemblare. I giocatori giapponesi all'interno di Captain Tsubasa Dream Team hanno una versione delle medie, una versione Under 16, una versione Under 20, una versione Road to 2002, una versione Golden 23, una versione Rising Sun e una versione Next Dream. Sono gli unici giocatori, cioè l'unica nazionalità ad avere sette giocatori appartenenti a sette serie diverse. Ok, sono riuscito a formulare una frase di senso compiuto. È l'unica nazionalità ad avere giocatori appartenenti a sette serie diverse. Quindi è molto più facile per uno che ha appena iniziato
impostare una formazione monogiapponese. Più facile non vuol dire che ci si riesca. Da dire più facile a dire ci riesco, ne passa. Beh, più facile rispetto alle altre, perché invece i giocatori tedeschi ne escono abbastanza, sì, ma ora che te ne fai una intera, uff. Giocatori latinoamericani ne escono abbastanza, sì, ma ora che te ne fai una intera, uff. Invece i giocatori giapponesi, meno male. Ah, dimenticavo anche i J-League, 8, perché i giocatori giapponesi all'interno di questo gioco hanno anche la versione J-League, che è una versione particolare praticamente tutta loro, quindi ancor meglio. La JAP è più cheap e la straniera è più premium. Sì, potremmo dire effettivamente anche così. Team buono, ci vogliono i soldi o il culo di Bard? Meglio tutte e due. Meglio tutte e due. I tedeschi sono già superati. Sì, ma i giapponesi li superi tra un mese. Sei sempre... Allora, il fatto dell'essere già superato in questo gioco lascia il tempo che trova, perché da giugno in poi, l'abbiamo visto, qualsiasi build nell'arco di due mesi è superata a prescindere. Da giugno in poi non c'è stata una build che sia sopravvissuta al meta per più di due mesi. Cioè adesso questi giocatori, tu dici, vabbè cavolo, però ti sei comunque fatto una buona base, metti un tassellino qui, un tassellino là e tiri tranquillo fino a giugno. Sta ciolla, tra due mesi metà di questi giocatori qua sei lì che non sai se buttarli nel secco o nell'umido. Tra due mesi di questi giocatori qua si salverà Tsubasa. Io credo ancora Gito, tutto sommato, perché anche se dovessero tornare i giocatori di club, Gito è killer dei giocatori di club, quindi si può salvare. Aoi a me come mediano non dispiace. Aoi secondo me l'hanno fatto bene. E basta. Di questi 11 che vedete adesso, tra due mesi, nella migliore delle ipotesi, se ne salvano 3. Genzo già adesso è un punto di domanda enorme. Per carità, rispetto a quello che ero abituato io a giocare, è un fenomeno. Rispetto al mio Wakashimazu, è un fenomeno. Però comunque è un portiere che è nato già con alcune pecche. Akai non è malissimo, ma la versione Dream Collection gli piscia in testa, oggettivamente. Urabe, che ve lo dico a fare, è dentro per fare colore. Ishizaki, idem. Sawada è un ottimo personaggio di supporto, ma ogni volta che viene matchato in l'1v1 viene saltato sostanzialmente come un birillo. Vabbè, il mio Misaki è già vecchio di un secolo, il mio Misaki è già 6 mesi, quindi in teoria non dovrebbe già contare. Lo metto dentro proprio per la disperazione, perché non ho niente di meglio. Yuga è appena uscito, ma come mettono due portieri nuovi appena decente, scompare anche lui. Nitta, già adesso che è nuovo di Trinca, non segna nessuno. Nitta, forse l'unico con cui riesce a segnare è Ken per via del colore, fine. Per tutti gli altri portieri del gioco Nitta già adesso non segna nessuno, quindi tra qui a due mesi anche questi giocatori sono da buttare. Quindi ragionare così ormai, a meno che la club non cambia il tiro, ma non credo proprio, perché non ci sono segnali incoraggianti in tal senso, e purtroppo la solfa rimarrà questa. Ringraziate Uehara, esatto. Superati come build, Kals e Chester possono stare in campo. Sì, Kals per me continua a soffrire tantissimo il fatto che non abbia l'audio intercetto. Lo soffre veramente tanto. Però a livello statistico di abilità generale sì, può stare in campo. La JAP con i boost tiene botta ancora, però devi avere tutti i giocatori che boostano. Cioè, fino a quando sei... Io adesso lì come extra bond ho il 4,5%. 4,5% non lo senti. Non lo senti un 4,5%. 4,5% senza scudi, se becco una debuff al 20, la debuff al 20 con questa formazione comunque mi apre. Certo che adesso è difficile trovarne di debuff in giro, quello sì. I JAP sono quelli che rimangono perché hanno più ricambi. Diciamo che i JAP, sei sicuro che comunque un bannerino giapponese interessante, almeno uno al mese te lo butta, uno al mese te lo buttano. Quindi pulli su quello, e bene o male sai che il tuo ricambio ce l'hai. Barde, non hai Misaki Dream Collection reworkato? È molto meglio di quello J-League. Non ho nessun Misaki Dream Collection. Non ho né quello reworkato vecchio né quello nuovo. Per dire, questo è tuttora è il miglior Misaki che ho. Non posso farci niente, purtroppo.
cazzo, senza autointercetto è un bel difetto, poi nell'uno contro uno se azzecca ti prende, ma con tutti i cheat passer che... ma non c'è neanche bisogno del cheat passer, io lo zompavo tranquillamente persino con quel Misaki lì, io gli faccio il passaggino bianco che gli passa sopra la testa pure con quel Misaki che è vecchio di 6 mesi. Ok, magari qualche volta me lo prende, però se me lo prende sono più le volte che me lo prende per RNG che per altro, quindi... Ma devo per forza fare questa separazione delle squadre, non posso fare un team misto che sia decente? Allora, puoi fare un team misto che sia decente? Sì, ma dovresti comunque avere tutti i top giocatori di entrambi le build. È molto difficile, cioè dovresti... Puoi fare una formazione che, non so, mista... Faccio un esempio stupido. Giapponese-latinoamericana. Tu fai una mista giapponese-latinoamericana, ti esce fuori un bel team? Sì, ma ti esce fuori un bel team solo ed esclusivamente se hai tutti i top player della formazione giapponese e tutti i top player della formazione latinoamericana. Non è facile per nulla, non è facile proprio. Puoi farlo, viene anche una bella squadretta, ma è difficilissima da assemblare, è difficile, difficile, difficile. Sì, quello vecchio blu. No, non ce l'ho purtroppo. Questo è l'unico Misaki che ho a disposizione. Samurai World Cup sono stati creati per restare in meta al tempo del doppio anniversario, fatti per servire nel breve tempo per darci sopra qualcosa. Ormai il gioco si basa su quanto può essere veloce il cambio nel cambio del meta. Bella domanda. Bella domanda. Effettivamente, no, me lo sono chiesto anch'io. Più che si basa su quanto puoi essere veloce nel cambio meta, si basa su quanto la tua squadra riesce a reggere i vari cambi del meta. Per quello che io ho puntato sulla giapponese, perché sulla giapponese, come dicevo prima, sono bene o male sicuro che almeno un banner giapponese al mese me lo mettono fuori, quindi io ogni mese avrò qualche tassellino. Tamotsu permettendo, io ogni mese avrò qualche tassellino da metterci dentro. Bisogna vedere se poi il tassellino sarà funzionale, sarà valido. Ripeto, Misaki non mi dà tanti problemi, perché Misaki io credo che o a gennaio o a febbraio al massimo, poi magari mi sbaglio, però sensazione mia, a gennaio o febbraio al massimo metteranno Misaki del Paris Saint Germain. Quindi se becco Misaki del Paris Saint Germain sostituisco quello del J League e tanti saluti. Devo vedere se Misaki del Paris Saint-Germain si incastra in quel team, perché non è così scontato. Se già mi dice che vuole due giocatori di club di tipo agilità, per dire, io con due giocatori di club tipo agilità su quella formazione sono fregato, perché non ho un secondo giocatore di club di tipo agilità da mettere dentro. Dovrò vedere anche quello, se si incastra o se non si incastra, però per il momento tanto sarà debuff. Sì, ma ormai sulla questione debuff bond sinceramente non sto più a guardare. Per me anche questa cosa qui del debuff o mica debuff ormai è bella che superata. Ormai ragioni per build, non ragioni più per debuff, bond e quant'altro. Cioè uno può permettersi di ragionare debuff se ha un fresh account o se ha il big money. Se invece anche solo sei un medium spender, per dire, non è più un ragionamento che puoi fare. Lo potevi fare fino a quando non esistevano i Bondary 4. Dal momento in cui... Grande Pierre, grazie. Dal momento in cui esistono i Bondary Break 4, secondo me il ragionamento debuff o mica debuff non è più un ragionamento che può fare il giocatore medio. Per me, poi magari mi sbaglio, però per carità, anche da quello che leggo in giro, bene o male la solfa ormai è questa. Boh ragazzi, sono le 2:15, siamo in live da circa 1:15, più o meno, 1:13 su per giù. Quello che si è dovuto fare lo si è fatto, direi di andare a festeggiare il buon anno nel migliore dei modi, facendoci una sana dormita, voglio ronfare almeno fino a mezzogiorno. Quelle sono le intenzioni, poi in verità garantito alle 6 del mattino sarò con gli occhi a palla così, perché tanto ormai il mio orologio biologico è fissato su quell'ora, quindi con ogni probabilità tra 5 ore sarò sveglio ancora. Vito girato degli stranieri, almeno mi sono avanzate 345 Dreamball partendo dalle 2400, è importante avanzare qualcosa per l'anno nuovo.
E domani sì, Ruffi, domani sotto con la coppa, perché ancora non ho giocato una partita di coppa, mannaggia alla miseria. E domani dovrò darci dentro di brutto con la coppa, anche perché poi da lunedì si torna a lavorare come da consuetudine. Oh, ragazzuoli, ancora buon anno a tutti, ovviamente. Vi auguro veramente un 2023 quanto più sereno, felice e ricco di soddisfazioni possibili in game, ma soprattutto in real life, che è quello che conta di più. Ancora vi ringrazio per avermi seguito ormai con questo terzo appuntamento, perché è il terzo anno di fila che faccio Capodanno col Nabbo. È sempre andata bene, ci siamo sempre divertiti, quindi spero di poter continuare ancora per tanti anni a portarlo. Grazie ancora di cuore, buon anno ancora a tutti, buonanotte, pace belli, alla prossima e buon 2023.